Oggi è una delle tappe più lunghe di questo cammino primitivo, ma i vari sali e scendi ed i dislivelli ormai si fanno più morbidi. Comincio a stare meglio. Sembra che il mio corpo finalmente cominci ad abituarsi a questo cammino. Oggi arriveremo a Lugo, finalmente una grande città dopo tanta montagna. Lugo fa circa 100.000 abitanti. Come vedete siamo una bella comitiva. E ci siamo alzati di buon'ora perché potrebbe esserci un piccolo grande problema. Sembra che a Lugo c'è qualche evento musicale e gli alberghi che abbiamo provato a chiamare sono tutti pieni. L'unica chance è il municipale, che ha 44 posti. Finiti questi si rimane fuori, quindi stiamo cercando di arrivare in tempo utile. Questa è la nostra squadra di oggi. Siamo forti. Famosi influencer. Ciao. Guardate che bella comitiva. Quando arrivi, arrivi. Da Lugo, così come da Sarria, sul cammino francese, il numero di pellegrini aumenta in maniera vertiginosa. Il motivo che tantissimi decidono di partire da queste località sta nel fatto che la Compostela si può ottenere soltanto da 100 km in su. Ecco perché la stragrande maggioranza delle persone decide di partire da qui. Quindi, da Lugo in avanti comincerà l'eterna diatriba tra chi vorrebbe sempre prenotare e chi no. Io non lo farei mai, per questo miro quasi sempre agli alberghi municipali, che non permettono la prenotazione, che però, come dicevo, hanno posti limitati. E il tutto diventa una poco piacevole corsa contro il tempo. Per esperienza, devo ammettere che più passano gli anni, più si fa difficoltà a trovare posto, nonostante l'aumento delle strutture. Buongiorno, andiamo bene da questa parte? Grazie. Una piccola sorta di Orreo galiziano. Riusciranno i nostri eroi a convincere l'ospedalero a riservarci i nostri sette, otto posti? Chi vivrà vedrà. Oggi tutto un punto interrogativo. Li chiudono? Crema. La crema. Because tonight of course we will have a kitchen. Ragazzi, abbiamo fatto una piccola sosta tattica. Voi me la state prendendo troppo comoda, bravo Ruben. Abbiamo percorso circa 20 km, ne mancano 10. Come orario siamo messi così. Arriverà tra un paio d'ore. Se tutto va bene. Chissà se troveremo posto, chissà. Il gruppo con cui sono partito questa mattina si è un po' sfilacciato, siamo rimasti soltanto io e Riccardo, ma non è un problema. Ci rincontreremo tutti quanti all'arrivo, come sempre. È un po' tardi. Speriamo bene. Si vede che ci stiamo avvicinando alla città di Lugo. 10 km in un paio d'ore, vedremo. Questo è il mio nono giorno di cammino. Il tempo più o meno è stato sempre così. Un po' di freschetto al mattino, ma niente di particolare. Chilometri. Gesù. Siamo sopravvissuti. Siamo sopravvissuti. Diciamo, non c'è stato un solo giorno facile. Abbiamo potuto dire: ah, oggi è andata bene. Confermo. Ecco Lugo.
siamo a Lugo ed eccoci qui, 100 km da Santiago de Compostela. Siamo davanti all'albergo del Pellegrino di Lugo, stiamo facendo la fila, avevamo circa una quindicina di persone davanti a noi, speriamo che ci sia ancora posto. Fino ad ora si avanza, il resto del gruppo sta arrivando e a circa un chilometro da qui. Siamo riusciti nel nostro intento, tutto il nostro gruppo è riuscito a trovare posto, ma altri pellegrini che hanno ritardato il loro arrivo purtroppo non sono stati così fortunati. Ecco la nostra bella camerata stile militare. Come va Patrizio? Tutto bene? Dai, ce l'abbiamo fatta. Oggi me la sono presa comoda perché ho assistito a due pellegrine. Grande. Tendini. Continua la nostra sequenza fortunata. Come spesso ci accade, dopo un po' che siamo arrivati a destinazione comincia a piovere. Grande Ruben.